Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come realizzare dei video con l'intelligenza artificiale. Prima di iniziare ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, attivate la campanellina in modo da restare aggiornati su ogni video che andrò a pubblicare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, lasciate un commento e condividete questo video. In questo modo mi date un grandissimo supporto e io sono davvero felice. Partiamo subito con analizzare i siti che andrò a utilizzare per creare questi video con l'intelligenza artificiale. Il primo sito è ClickChamp, che ci permette di andare a realizzare la parte audio e ci permette poi di andare a fare l'editing su quello che sarà il video che poi andremo a pubblicare. Il secondo sito che andremo a utilizzare, ed è completamente gratuito, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, si chiama Lumen5. Questo sito ci permette di andare a creare con l'intelligenza artificiale dei video che sono sottotitolati in italiano. Terzo sito che andiamo a utilizzare è Pexel, che è un sito che ci permette di andare a prendere parti di video o di foto che sono state realizzate dai freelancer e utilizzarli nel nostro video. E stessa altra cosa, Vidisi, che è questo sito che ci permette di andare appunto a prendere stock di foto e di video. Inoltre utilizzeremo due estensioni che sono molto importanti per andare a scrivere quello che è lo script dei nostri video. Oggi andremo a utilizzare due estensioni di Google Chrome che sono Wise One, che ci permette di andare a fare il riassunto di quello che è il testo su un sito che stiamo andando a visitare, e la stessa cosa Riepilogo ChatGPT, che sarebbe un'estensione per Chrome di ChatGPT che ci permette di andare anche esso a fare un riassunto senza andare a leggere il tutto. Ipotizziamo che abbiamo scelto già di aprire un canale YouTube nicchia benessere, quindi dobbiamo andare a realizzare un video che tratta questo tema. Oggi andremo a realizzare un video che tratta principalmente di quello che è il benessere sportivo e il benessere nell'alimentazione. Quindi come prima cosa andiamo a cercare un articolo ben fatto che tratta appunto questi argomenti. Andiamo a cercare salute del corpo, benessere sportivo e alimentazione, quindi diciamo un argomento abbastanza vasto, ad esempio sport e salute. Vediamo se è un articolo abbastanza lungo, perché noi ci serve trovare un articolo che sia parecchio lungo per poterlo riassumere, quindi avere parecchio script. Questo direi che è abbastanza misero, questo già è un sito molto più approfondito. Ok, perfetto, vedo che un testo abbastanza lungo, potrebbe andare bene. Che cosa andiamo a fare? Non stiamo sicuramente qua a leggerlo tutto, ma andiamo a fare clic sul riepilogo ChatGPT, che ci va a fare un riassunto di quello che è questo testo. Alimentazione e attività fisica sono strettamente legate, influenzano la salute e il benessere fisico. Le cattive abitudini alimentari, la mancanza di esercizio fisico sono responsabili di problemi di salute. Direi che questi sono gli argomenti che assolutamente cercavamo. Attività fisica comporta un dispendio energetico che aiuta a mantenere un peso ottimale. Qui ci va a parlare di punti molto interessanti. Direi che con l'utilizzo di Summary siamo andati a accertarci che questo è un articolo che ci interessa sicuramente. Allora andiamo su Wise One e andiamo a fare un bel riassunto di quello che è il sito. Questo riassunto sarà appunto lo script che noi andremo a utilizzare per la realizzazione dei nostri video. Questo riassunto naturalmente sarà personalizzato, quindi non ci sarà nessun modo di risalire a questo articolo. Una volta che il riassunto è pronto lo possiamo andare a copiare, e una volta che l'abbiamo copiato andiamo su ClickChamp. ClickChamp ci permette di realizzare quella che è la parte audio e la parte video. Andiamo su Crea nuovo video, andiamo su Registra e crea, sintesi vocale, incolliamo qua il nostro script italiano, andiamo a scegliere una delle voci che ci mette a disposizione, in questo caso va bene Elsa. Possiamo scegliere anche uno stile di voce, questo personaggio purtroppo non ce lo permette di fare, ma vedete allegro, chat, velocità del parlato possiamo mettere un po' più veloce del regolare, tonalità mettiamo predefinita e andiamo a sentire quello che è l'audio. L'alimentazione e l'attività fisica sportiva sono strettamente connesse tra loro.
Da una parte, l'alimentazione fornisce l'energia e i nutrienti necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva. Se non ci piace, possiamo sicuramente andare a cambiare quello che è il lettore. L'alimentazione e l'attività fisica sportiva sono strettamente connesse tra loro. Perfetto, ci piace di più, salva. E qui andrà a creare quello che è il nostro file audio. Perfetto. Quindi una volta che abbiamo il nostro file audio lo andiamo a trascinare nella nostra barra degli strumenti. Adesso manca la parte video. Che cosa andiamo a fare? Andiamo su Lumen 5, nuovo video. Una volta che abbiamo fatto la registrazione e l'accesso, naturalmente, andiamo a scegliere il template. Andiamo a vedere questo template, mi sembra interessante. 16 noni e usiamo questo template. Naturalmente 16 noni se vogliamo realizzare un video per YouTube. Trasforma il tuo testo in video con lo script, trasforma il tuo testo in un voiceover. Noi andiamo a selezionare il primo. Trasforma il testo in video. A questo punto abbiamo due possibilità. O possiamo copiare e incollare il link del sito che vogliamo andare a utilizzare come script qua dentro e generare un video totalmente con l'intelligenza artificiale, oppure qua possiamo andare a incollare il testo del nostro script che è stato riassunto e possiamo andare a generare un video con l'intelligenza artificiale. Vi mostro entrambi i casi. Andiamo a copiare il nostro link, lo andiamo a incollare, lo importiamo, adesso sta lavorando. Qui ci va a mostrare l'intelligenza artificiale tutto lo script che è andato ad analizzare, naturalmente prendendolo da quello che è il sito che abbiamo incollato. Continua con l'intelligenza artificiale. Qua sta generando quello che è il video finale. Adesso ce lo sta andando a scrivere, suddividendolo in quelli che sono vari capitoli, vari argomenti. Perfetto, andiamo un attimo a leggerlo velocemente. Titolo: attività fisica, alimentazione, importanza della coordinazione, impatto sulla salute, alimentazione e idratazione, scelte alimentari, stili di vita, consigli alimentari, benefici dell'attività fisica e corretta alimentazione, importanza per i giovani e conclusione. Durata di circa 2 minuti e 45. Facciamo su continua. Possiamo qui aggiungere ulteriori blocchi se vogliamo ampliare quello che è il discorso. Converti il video. E qua ce lo sta già andando a produrre con diverse slide. Pian piano sta realizzando quello che è il nostro video. Tutta questa parte qua la possiamo andare a modificare. E ci sta creando, prendendo spunto dall'articolo che abbiamo incollato, tutto il nostro video. Il video è pronto, dura 2 minuti e 46. Abbiamo tutte queste slide. Quindi ce l'ha direttamente creato l'intelligenza artificiale. Possiamo naturalmente cambiare tutte queste immagini, possiamo anche andare a cambiare la preview. E questo è il primo metodo con il quale realizzare questo video, quindi utilizzando semplicemente l'intelligenza artificiale. Andiamo su preview e ce lo mostra. Anche scelto una canzone per noi che possiamo andare a modificare. Le immagini non sono ottimali, a livello di qualità alcune. E puoi scrivere in qualche ora. Perché mi assicuro che ho chiuso. Scelta della musica discutibile. Assolutamente sì. Qua si può anche andare a incollare quello che è il nostro audio, ma noi faremo la parte del montaggio principalmente qua, perché abbiamo già scaricato quello che è l'audio riprodotto dallo script creato in precedenza. Quindi questa è una possibilità. Altrimenti andiamo indietro, andiamo su New Video, scegliamo quello che è il template, clicchiamo sulla prima opzione, incolliamo qua quello che è il nostro testo.
Una volta che l'abbiamo incollato, andiamo su continuo con l'intelligenza artificiale e sta andando ad analizzare quello che è il nostro script. Andiamo su continuo e qua ci saranno a creare quelle che sono le scene. Perfetto, ora che ci è andato a creare quello che è il nostro video, lo sicuramente andremo a modificare, in primis tenendo conto di quello che è la riproduzione del nostro file audio. Andiamo su ClickChamp, andiamo a vedere quanto durano le varie slide in modo da regolare quella che è la durata. Ad esempio, prendiamo la prima slide, vediamo che termina con sportiva. L'alimentazione e l'attività fisica sportiva. Sportiva, arriviamo a 3 secondi circa, in modo che riusciamo a regolare la durata delle varie slide. Sono strettamente connesse tra loro. Ok, qua sono circa altri 3 secondi, va bene così. Da alimentazione a benessere. Da una parte, l'alimentazione fornisce l'energia e i nutrienti necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva, mentre dall'altra l'attività fisica permette di mantenere uno stato di salute e benessere. Ok, circa 11 secondi, andiamo a regolare. E così via, ragazzi. È importante fino a ottimali. È importante considerare questi due aspetti in maniera coordinata per ottenere risultati ottimali. Ok, 17, circa 6 secondi. In questo modo andiamo a ritagliare velocemente quello che è il nostro file audio. Per quanto riguarda il file video, possiamo andare a modificare tutte queste schermate, innanzitutto facendo un cambio di design se non ci piace, ad esempio, dove è stata collocata la scritta. Possiamo ad esempio fare una slide di questo tipo, quindi andando a cambiare proprio totalmente l'immagine. Possiamo andare su media e andare su libreria e cercare magari sport. Ci piace ad esempio questa immagine qua, la possiamo andare a trascinare. Vedete che c'è andata a cambiare quella che è la descrizione. Qui possiamo anche modificare il testo, ma non è questo il caso. Possiamo anche cambiare i colori, possiamo anche spostare quelle che sono le diapositive, eliminarle, aggiungere delle scene cliccando esattamente qua. Altrimenti, se ci sono dei video che non ci piacciono, possiamo andare, come vi dicevo, su Pexel e su Vidisi per prendere degli stock. Quindi in questo caso scrivo magari run, tutti gli orientamenti mettiamo orizzontale. Ci piace ad esempio questa scena qua, andiamo a vedere video che siamo andati a selezionare che ci potrebbe piacere. Sì, ci piace, quindi andiamo a scaricarlo, andiamo su download, lo scarichiamo, andiamo su upload. Questo lo trascino un attimo sul nostro desktop. Upload, quindi adesso andiamo a trascinarlo, lo carichiamo. Upload. Come vedete, con questo tipo di procedura il discorso è un po' più lento. L'intelligenza artificiale non monta ancora così bene i video, però questa è un'ottima alternativa che ci permette di realizzare un video fatto veramente bene. Adesso lo sta andando a caricare, non so perché è così lento. Qua stessa cosa, possiamo andare a cercare degli stock. Vedete qua quanti video ci sono di persone che fanno sport. Nel momento in cui ha caricato il file lo possiamo trascinare, facciamo preview e vedete appunto che ce l'ha caricato. Possiamo anche aggiungere della musica, possiamo cambiare formato, possiamo anche mettere delle immagini, degli sticker. Ok, ipotizziamo che in questo caso abbiamo terminato di modificare il video come vogliamo, sia a livello di preview sia a livello di immagini. Andiamo a fare pubblica. Qua possiamo ancora editarlo, ma noi andiamo su download e lo andiamo a scaricare. Ecco qui il nostro video. Perfetto.
tenendo conto che non ho modificato immagini barra video, in questo caso video, e soprattutto la lunghezza delle varie slide che compongono il video. È semplicemente una dimostrazione per farvi vedere come si può utilizzare questo sito. Bene, ora abbiamo trascinato il nostro video all'interno di ClickChamp e lo andiamo a trascinare qua dentro, quindi caricato e trascinato nella nostra barra. Ora vi farò vedere com'è il risultato finale. L'alimentazione e l'attività fisica sportiva sono strettamente connesse tra loro. Da una parte, l'alimentazione fornisce l'energia e i nutrienti necessari per lo svolgimento dell'attività. Qua naturalmente con un ritaglio adeguato verrà sicuramente perfetto. Qua possiamo anche andare ad abbassare l'audio, possiamo anche andarlo a ritagliare, comunque fare altre cose, questo non è l'obiettivo del video. E una volta che abbiamo montato il nostro video, l'abbiamo caricato, abbiamo unito anche il file audio, possiamo esportarlo in 1080 perché ci permette di farlo in 1080, e ragazzi, il gioco è fatto. Spero che questo video vi sia stato utile. Tenete conto che potete creare tantissimi video relativi a tantissime nicchie su YouTube senza mettere la faccia, quindi creare un canale faceless e realizzare anche tanti canali che trattano diverse nicchie in modo da avere più entrate. Potete realizzare in questo modo anche 10-15 video al giorno, perché come vedete è veramente veloce la cosa, e soprattutto usciranno dei video di ottima qualità. Anche perché l'intelligenza artificiale, va bene che è molto importante utilizzarla per velocizzare il lavoro, ma in questi tipi di lavori, quindi principalmente ancora quello che è il lavoro video, l'intelligenza artificiale ha bisogno assolutamente di una mano, quindi una parte di editing da parte dell'uomo. Se il video vi è stato utile, vi è piaciuto, vi è stato di ispirazione e volete utilizzare quello che è questo sistema che vi ho mostrato, lasciate un like, iscrivetevi, condividete, lasciate un commento, attivate la campanella per restare sempre aggiornati, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!